Un saluto a tutti gli amici di Tok Tok Tunisia, come state? Spero che stiate bene. Oggi ho deciso di dedicarvi 10 minuti del mio tempo perché sono in ufficio, sto aspettando un cliente che mi arriverà praticamente tra un quarto d'ora. Quindi ho detto, visto che in questo periodo sto seguendo tanti clienti che stanno facendo l'iscrizione ad Aire, perché non approfittare e parlarvi e darvi maggiori informazioni sull'Aire? Quindi oggi si parla di Aire. Anagrafe degli italiani residenti all'estero, perché come ben sapete, quando si sposta la residenza dall'Italia alla Tunisia è necessario ovviamente fare una comunicazione che si chiama appunto iscrizione ad Aire, in cui all'interno di questa comunicazione ufficiale vengono inseriti i nuovi recapiti, insieme ovviamente anche al permesso di soggiorno. Questo a che serve? Serve di fatto per comunicarne i famosi elenchi del comune, dell'ultimo comune di residenza, la vostra migrazione all'estero, e quindi i comuni di fatto sono coloro che detengono le iscrizioni ad Aire, quindi l'elenco degli iscritti ad Aire. Allora, tendenzialmente come si può fare l'iscrizione ad Aire? Allora, o si prende appuntamento con l'ambasciata e si va direttamente in ambasciata, portando appunto la copia del contratto, i vari documenti e presentandoli lì, compilando l'apposita domanda, oppure lo si fa utilizzando i sistemi della Farnesina, che sono appunto collegati al Ministero degli Affari degli Esteri e della Cooperazione Internazionale, che tramite i portali telematici di ultima generazione collegati ovviamente a SPID, in questo caso vi permettono di fare una trascrizione, comunicazione e quindi richiesta di iscrizione ad Aire telematica, arrivando appunto tutta la documentazione all'ambasciata di Tunisi, la quale, una volta verificata la congruità degli atti, inoltrerà un modello che si chiama CONS 01 al comune di ultima appartenenza, il quale poi in automatico dovrà inviare a voi, quindi il comune, una mail con l'iscrizione all'Aire, con la data di decorrenza dal giorno in cui viene fatta l'iscrizione telematica, con inoltre di relativo numero di protocollo. Quindi diciamo che a differenza di prima, in cui c'era diciamo, l'esigenza di spostarsi fisicamente, ormai la tecnologia ci aiuta e ci facilita di molto la vita, anche se non tutti la sanno ovviamente utilizzare, ma con i sistemi diciamo, digitalizzati e centralizzati che sono in vigore ormai da pochi anni, c'è la possibilità di avere un maggior servizio, un controllo migliore delle pratiche, una digitalizzazione, una minor riduzione del tempo, un'ottimizzazione del servizio. E quindi questo ovviamente è una di quelle cose in cui noi diamo il supporto ai nostri connazionali, perché non tutti sanno usare il computer, quindi li supportiamo anche, diciamo, sotto questo profilo. L'Aire è importante perché da quel giorno in cui voi farete l'iscrizione all'Aire, da lì partono i famosi 183 giorni, che sono la condizio sine qua non per avere la detassazione della pensione. Quindi, con la finestrella che noi abbiamo da gennaio a metà giugno, ma siamo già fuori praticamente, e voi, una volta che fate l'iscrizione ad Aire, da quella data partono i 183 giorni. Capita spesso che mi si dice: Sara, ma io ho fatto iscrizione ad Aire, però ancora non ho risposta. Bene, vi spiego un po' tecnicamente come funziona. Quando si fa l'iscrizione, come abbiamo detto poc'anzi, con un numero di protocollo,
I tempi di lavorazione dell'ambasciata sono variabili ovviamente in base anche alla mole di lavoro che hanno gli uffici pubblici. Quindi sulla base di questo poi voi riceverete via mail una notifica. Questa notifica che c'è in corso magari una variazione sul portale Secoli significa che tendenzialmente la pratica è stata girata dall'ambasciata al comune e quindi questa è una sorta di notifica in cui l'ambasciata ti comunica di aver girato tutta la documentazione al tuo comune italiano di appartenenza. Poi sarà il comune in base alle mole di lavoro che ha dentro l'ufficio a notificarti di fatto tramite mail l'iscrizione ad AIRE con la decorrenza dei termini. Poi esiste anche la possibilità di fare per esempio anche la preiscrizione AIRE. Allora in quel caso la preiscrizione AIRE può essere fatta prima di partire avendo magari già un indirizzo e poi entro 90 giorni deve essere di fatto confermata secondo le modalità di cui vi parlavo poc'anzi, quindi o rivolgendosi direttamente, diciamo de viso fisicamente in ambasciata oppure utilizzando SPID e i sistemi centralizzati del Ministero degli Affari degli Esteri e della Cooperazione Internazionale. Guardatelo questo video perché è importante, perché purtroppo i tempi di AIRE non sono sempre così tanto veloci come si pensa. Quindi bisogna sempre prestare molta attenzione affinché la documentazione arrivi correttamente e nei tempi giusti, perché l'AIRE è completamente una procedura completamente diversa rispetto alla procedura fiscale che ha un suo iter e che appunto viene vidimata dagli uffici fiscali qui in Tunisia, mentre l'AIRE ovviamente è la comunicazione di fatto di cambio residenza e di residenza all'estero che viene seguita tramite un'altra procedura e che comunque fa parte di tutta quella documentazione che comprova la vostra presenza fisica qui in territorio. Un'altra di quelle domande che mi viene fatta dice: Sara, ma che serve questa iscrizione ad AIRE? L'iscrizione ad AIRE ovviamente dà la possibilità a tutti di poter votare sia per le elezioni politiche che per i referendum, come ben sapete, e quindi in quel caso anche per esempio per il Parlamento europeo, elezioni nazionali e quant'altro. Quindi vi arriverà poi un plico direttamente al vostro domicilio. Oppure per esempio c'è la possibilità di ottenere il rilascio di documenti di identità, di viaggio e anche certificazioni, ovviamente, perché parliamo della presenza anche dell'ambasciata che è importante e forte all'interno appunto di ogni stato estero. E poi la possibilità anche di rinnovare la patente di guida. E quindi in quel caso magari poi potete consultare i siti proprio dell'ambasciata per avere tutte le informazioni ovviamente più esaustive, più corrette e potete eventualmente anche contattarli una volta che sarete qui. Spero che questo video vi sia piaciuto. Io ovviamente vi ricordo che è importante quando decidete di venire qui di avere sempre tutti i vostri sistemi digitalizzati di accesso sia all'Agenzia delle Entrate che al sito INPS, quindi parliamo di SPID o anche diciamo la carta d'identità elettronica che va bene, quindi avendo tutti i codici assicuratevi che lo SPID sia sempre funzionante. Per funzionante intendo che già magari avete fatto delle prove di accesso con il cellulare magari tramite il computer e che quindi vi ricordiate le password, perché ovviamente capite bene che quando ci si trasferisce all'estero e si devono avviare delle documentazioni fiscali è pacifico che quantomeno anche per ottimizzare, migliorare, rallentare, anzi è velocizzare quindi diciamo il lavoro, è necessario ormai purtroppo adeguarsi a questi sistemi di ultima generazione che ci consentono, è vero sì, di semplificarci la vita, ma mi rendo conto che non tutti li sanno usare. Quindi magari prima di partire per venire qui affidatevi magari ai vostri figli o ai vostri nipoti che saranno magari anche un po' più tecnologici per riuscire ad avere una maggiore padronanza quantomeno dell'utilizzo dello SPID, quindi magari anche poi tramite l'app, l'invio del codice OTP, ricordatevi sempre di registrarvi e mettervi di lato le password
Le mail, tutto. Questo perché? Perché comunque è una cosa importante anche per voi, perché siete sempre all'estero, quindi di qualcosa, di qualsiasi cosa voi abbiate bisogno, è necessario sempre, ve lo ricordo, avere dei mezzi che ci permettono di poter comunicare tranquillamente anche con gli enti in Italia. E quindi questo è un consiglio che vi do, anzi diciamo più un obbligo. Imparate anche voi a utilizzare questi sistemi che sono importantissimi. Poi per qualsiasi cosa noi ovviamente siamo qui per darvi supporto, per aiutarvi, per assistervi anche in queste pratiche. Detto questo, ragazzi, io vi saluto, vi invito a seguire i nostri video, a cliccare nella campanella appunto per essere sempre informati di tutti i video che noi faremo e vi aspetto al prossimo video. Un abbraccio e una buona giornata. Ciao!